Significa far parte di un gruppo così affiatato? Beh, io faccio parte della squadra da 5 anni. Sono una figlia unica, quindi non ho mai provato a vivere con altre coetanee, altre. Invece mi sono trovata come se fosse una famiglia. Siamo come sorelle, siamo sempre insieme, usciamo insieme, siamo praticamente 24 ore su 24, sempre insieme. E dopo aver vissuto per un anno intero... Sì. Dimmi quando ci sei. Sì. Stavamo parlando di gruppo. Tu sei una figlia unica, mi dicevi, quindi la rivoluzione di vivere insieme. Raccontami della tua vita in questa comitiva di ragazze. Come trascorriamo i giorni? Sì. La sveglia più o meno è verso le 7. Inizia il primo allenamento verso le 8. Iniziamo già a fare una attività fisica abbastanza... pesante, tra virgolette, subito la corsa, i scatti, poi facciamo danza classica, gli esercizi che poi portiamo in gara, poi abbiamo una pausa circa di un'oretta e mezza e riprendiamo il secondo allenamento fino verso le 5:30, poi dalle 5:30 fino alle 7:30 c'è l'ora dove le ragazzine che ancora frequentano scuola appunto vanno a scuola, cioè. Che invece come quelle più grandi vanno all'università, stanno in camera e cercano di studiare da sole. Quanto spazio rimane per l'amicizia, per l'amore, per non far nulla? Un po' pochino, diciamo. Abbiamo un po' di amici che ci vengono sempre a trovare, adesso che siamo a Follonica qualcuno viene ogni tanto al mare a farci compagnia, perché la maggior parte degli amici è a Desio, nelle vicinanze di Milano comunque. Però dei buoni amici comunque ci seguono. Che rapporto hai con la tua famiglia, visto che l'amore è eterno, quello fra familiari, genitori e figli, non ha paura di nulla, neanche della distanza. Però nella vita pratica evidentemente c'è meno complicità. Quindi come si è trasformato il rapporto con i tuoi genitori? Sicuramente siamo molto legati, perché stando così lontani il rapporto si rafforza ancora di più forse. Ci vengono a trovare ogni volta che possono, ci seguono sempre a tutte le gare, ci sentiamo sempre tutti i giorni, quindi non, sì, mi manca stare a casa, questa aria di casa, nonni, zii, tutto quanto, però insomma non mi fanno mancare niente, anche nella lontananza stiamo bene uguali. Questa è una cosa bellissima. E avete un capitano, Elisa, che mi raccontava che è stata eletta da voi, voluta da voi, nonostante fosse la più giovane quando è stata definita tale. E cosa significa essere una squadra? Perché per chi non fa attività di gruppo è difficile anche da capire. Cosa significa far parte di una squadra? Credo anche alzarsi la mattina e non pensare soltanto a te stesso. Tu ti alzi e magari una sta male, tu hai comunque subito il pensiero di sapere come sta quell'altra, perché è come se fossimo una persona sola, come a Pechino. C'è stata un piccolo incidentino, diciamo, prima della finale olimpica, una delle nostre compagne è stata male, ha avuto una colica renale. E quindi noi durante la notte non l'abbiamo vista. Non c'era noi con lei in camera, noi tutte le altre 5 siamo messe insieme in camera a pensare come poteva andare, cioè non può andare male, abbiamo lavorato tutto l'anno per fare questa gara, non può andare male. E ci siamo andate a dormire senza sapere niente, noi il giorno dopo ci alzavamo e andavamo a fare la gara senza sapere come stava la nostra compagna.
Il giorno dopo suona la sveglia, tutti quanti ci alziamo e corriamo verso la camera sua e non sapevamo dove era. Era il primo nostro pensiero cosa avesse quella ragazza, se stava bene, se non stava bene. Quindi è anche questo che fa parte della squadra sicuramente. Ho chiesto a tutte voi, unisce di più una sconfitta o una vittoria? Credo una sconfitta comunque. Come ci è capitato dopo Pechino, abbiamo avuto la forza di riprendere tutte le forze, di ricominciare, possiamo dire, da capo, di rifar vedere a tutto il mondo di quello che eravamo capaci e di far vedere che quella medaglia che non ci hanno data, hanno fatto un errore grandissimo. Quindi per 2 anni successivi abbiamo lottato per una questione anche personale, per far vedere che ci meritavamo quella medaglia, insomma. Certo, con quale spirito ti sei preparata a quelle Olimpiadi e oggi, forse con più esperienza su questo tema, ti prepari alla prossima? Sì, la prima Olimpiade ero sicuramente anche più piccola, quindi non mi rendevo neanche conto di quello che andavo a fare. Sì, Olimpiadi è un sogno della mia vita da quando ero piccola. Cosa vuoi fare cioè cosa vorresti fare? Io, le Olimpiadi, voglio vincere le Olimpiadi, questo è il mio. Però non mi rendevo conto dove stavo, anche quando stavamo lì nel villaggio olimpico, che ero in mezzo ai campioni più bravi del mondo. E adesso comunque andando a fare la seconda, essere cresciuta, capisco molto di più e mi rendo conto dell'importanza che stiamo facendo, insomma, una gara